Io sono qui solo, come vedete, perché non ho timore delle colonne corazzate del PD. Non ho il timore di confrontarmi con coloro che hanno militarizzato la città. Vinse la virtù eroica della libertà e di chi era protagonista di messaggi e di principi e di livelli superiori. Che l'area politica che fa capo al PD possa cantare vittoria dal momento che il 60% dei materani non ha votato a Duce. A Duce ha rifiutato le primarie, sapendole di perdere, e si è trincerato dietro la copertura di un comitato cittadino che è legato alla sua vicenda politica e ad altre vicende inconfessabili che affido alla vostra intelligenza e alla vostra conoscenza. Sono le questioni che io devo rivolgere a voi e soprattutto a quei giovani che hanno lavorato da tempo gli appalti e le gare per l'affidamento dei servizi. Si fanno appalti sotto la soglia di 40.000 euro a 33.000 euro. Questa ginnastica sanitaria del Dica 33. Ma c'è un altro punto che volevo chiarire. C'è un punto che è importante. Accusano me di essere materano. Io ho la fortuna di essere nato in questa città. Altri non sono nati. Ma amici che mi state ascoltando, quando io esalto la materanità, non esalto, come ho scritto, il prurito razziale di essere nati in questo luogo. Io esalto il valore di persone che, pur non essendo nate a Matera, hanno dedicato la loro vita, la loro professionalità, la loro moralità, la loro speranza per questa città. Sono materani e materane tutti coloro che hanno dato dignità, lavoro, competenza a questa città. E quindi quel ciarpame bigotto che circola con vigliaccheria, fatevi conoscere, vigliacchi che scrivete sui post, che non avete il coraggio di qualificarvi. Scrivete i vostri nomi, perché non potete avvelenare un'aria che noi dobbiamo rendere pulita sotto il profilo della legalità, della dignità, dell'onestà, della libertà. Dimezzerò la mia indennità di carica per legarla a un fondo che sarà gestito dal Consiglio Comunale per far sì che questo fondo possa servire ad alleviare o quantomeno a dare un segnale di speranza e di fiducia a quel disagio sociale. Noi siamo un collante sociale, noi siamo portatori di unità, noi siamo costruttori di solidarietà sociale e soprattutto di fratellanza sociale. Per questo io invito
pubblicamente qui con me un altro materano, Doc Angelo Tortorelli. Con cui abbiamo scritto con dignità e con passione un patto di azione per far crescere questa città. Ecco, io, Angelo, devo regalarti il simbolo di questo colore, che è il colore dell'unità. È il colore dell'appartenenza, è il colore dell'orgoglio di essere servitori di questa città. Cittadini materani, buonasera, complimenti, siamo davvero in tanti stasera. L'ultima volta che salì su questo palco qualche giorno fa, avevo con me un bambino di 8 anni, adesso c'è un bambino di 80 anni. È una questione di zeri, ma c'era e c'è qualità da una parte e qualità dall'altra. È stata una scelta rispetto alla quale credo nel bene della città e nell'amore per questa città abbiamo trovato un comune denominatore. E l'abbiamo trovato nel programma, ma anche nella persona di Raffaello De Ruggeri. Perché noi sicuramente porteremo a casa il risultato. Concludo. Caro Avvocato, oggi oltre ad essere il Corpus Domini è anche San Roberto. San Roberto, auguri a tutti Roberto. San Roberto era il simbolo della saggezza. Soprattutto se questa saggezza, non se la prenda Avvocato, non è per lei, soprattutto se questa saggezza è rivolta ai giovani. Io credo che in virtù di una cosa meravigliosa, delle cui capacità profetiche di San Roberto, io ci credo in maniera convinta e forte, credo Avvocato De Ruggeri che, come dicevano i latini, chi si somiglia si piglia, e credo che abbiamo in comune sicuramente un grande vantaggio. Abbiamo in vantaggio, caro Avvocato De Ruggeri, l'amore e l'affetto per questa città, e quindi l'affetto e l'amore per questa città ci porterà domenica prossima a registrare sicuramente un grande successo per il bene vostro. Viva Matera! Viva l'Avvocato De Ruggeri!